L'operazione odierna, denominata Alcatraz, è frutto di un'attività di indagine condotta dal Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Frascati e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, e che ha portato appunto all'emissione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di 35 soggetti per associazione a delinquere volta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività investigativa ha altresì consentito di individuare una vera e propria raffineria, sita nella zona nord di Roma, dove veniva appunto confezionata la sostanza stupefacente, in particolare cocaina, prima di venire appunto smerciata al dettaglio nelle piazze di spaccio. L'attività di indagine anche sotto l'aspetto patrimoniale ha consentito di individuare dei filoni dove avveniva appunto il riciclaggio di questo denaro provento dell'attività delittuosa, e si è proceduto anche quindi al sequestro preventivo di 3 imbarcazioni, di un bar tabacchi sito a Tor Bella Monaca, e nonché oltre 110.000 euro in contanti. Orologi di valore, e proprio durante le perquisizioni di questa mattina abbiamo anche rinvenuto sostanze